zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video. Chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo nuovo video chiacchiericcio un po' per parlare un po' con voi. Allora, innanzitutto ci devo dire che farò tanti video chiacchiericci tutti i giorni, da qui in avanti. Non so quando sarà l'orario, oddio, sto tutta sudando. Oh, che cazzo c'è. Cioè. Non so quando pubblicherò, ma pubblicherò sempre da qui in avanti, perché ho proprio voglia di pubblicare video a nastro. E niente, sempre dei video chiacchierici, lo so che annoiano, ma mi piace farli e continuerò a fare i video chiacchierici. Non ho ancora applicato lo smalto perché non ho avuto voglia, ma è sempre questo qua lo smalto, ve lo faccio rivedere, questo, vedete? Questo è lo smalto che voglio applicare. Allora, se mi vedete più illuminata del solito, alla Barbera D'Urso è perché sono con la ring light, altrimenti non si vedrebbe una mazza. E nulla ragazze, io volevo dirvi, allora, oggi innanzitutto non sapevo, no, allora, ci sono dei momenti che non si può stare al caldo, come delle ore che non si può stare al caldo, e mi ho spruzzato un po' di quest'acqua qui. Quest'acqua qui ai Tesori d'Oriente è buonissima, mi piace da morire, allora me la rispruzzo perché è troppo buona. Ah, ragazzi, non avete idea di che pace che trovo ogni volta che mi spruzzo quest'acqua buona al tè verde. Non mi fa impazzire, ma non è neanche così malaccio. Già. E niente. Ah, ve lo farò vedere che mi pare che ho terminato. Questo Vidal, non ve lo fate vedere, però lo potete vedere, non mi ricordo più, comunque ve lo faccio vedere, questo Vidal qui al talco liquido, mi sta strapiacendo ed è troppo buono. Profumazione inutile che ve lo dico, tanto lo sapete tutti, la profumazione del Vidal. E poi niente ragazze, mi giravo tutto attorno ma non c'è niente. Ah, una cosa, volevo chiedervi, vi piace questo vestito? Me l'ha regalato mia nonna, era suo, ma poi me l'ha omaggiato a me perché lo voleva vedere su di me, e quindi nulla, me l'ha regalato e ora ce l'ho io. Mi piace tantissimo, è troppo bello, e niente, quindi che dire, mi piace da matti. È un vestito che mi arriva fino a metà gamba, però è molto bello, sì. Mm-hmm. Quindi ragazze, che dire di bello, nulla, sono qui che voglio fare tanti video, non so fino a quando riuscirò a registrare altri video, perché con questo caldo chi ne ha voglia di registrare video? Boh, vabbè. Ah, mi devo anche lavare i pennelli, cosa che non ho ancora fatto, ma vabbè, dettagli quelli sono. Nel frattempo non mi ho messo una benedetta crema, aspettate un secondo. Anche se non mi sono truccata, ho deciso di mettermi questa crema qui, che non è una crema ma un gel, un siero, non so prima anche io come dirlo. Mineral Water 89 Booster, sarebbe questo qui che io non vedo senza occhiali, ed è questo. Ora me le applico un po'. C'è un pelo, perché? Beh. Ok, qua di fronte voi faccio tutto in diretta, non mi costa niente a me. Voi direte quanto te ne stai mettendo? Ma ne basta un ciccino, ma io ne metto un bel po' perché la pelle è molto secca oggi, non capisco perché. Ma perché io prima l'avevo molto secca, adesso ce l'ho tra il tendente il misto secco. E altro non so per cosa dire, più che altro io vorrei dire che ce l'ho secca e basta. Diciamo che tiene, anche se tendo a lucidarmi di qui e di qua sulla fronte, ma quello è normale. E vabbè, cosa ci vogliamo fare? Cosa ci vogliamo fare? Già. E niente. Lo so che la crema non si applica così alla cavolo, ma io me la applico come preferisco io, ovviamente.
Bella, molto bella. Diciamo che si applica in maniera molto facile e non è appiccicosa per niente. Ha ragione. Com'è che si chiama la youtuber che intanto seguo? Sara Cosmesi. Sì, Sara Cosmesi. Non mi ricordavo il nome esatto del canale. Sara Cosmesi ha detto che questa crema, questo booster qui, questo. Stop, per lo che aiuto, che è di vetro, vedete che è di vetro. Sì. È di vetro e niente. Praticamente diceva che non si appiccica per niente. Forse l'ha detto anche Giulia Cova, non so. Comunque molto buono, sì. Mi piace. Come dire, mi sento la pelle bella fresca, liscia, più o meno, siamo lì, è compatta e soprattutto elastica. Già, che non guasta neanche quello. Allora, vi dico subito, saprete già quanti sono di ml, però io ve lo dico lo stesso. 50 ml di prodotto. Vedete qua, 50 ml di prodotto. Non si vedrà mai, ma ve lo dico io. 50 ml di prodotto per un paio di cose che non c'è scritto neanche. Ah, sì, eccolo. Di 12 mesi, 12 mesi di Pau. Ecco qua. Già, niente ragazze. E poi cosa dirvi? Mi devo lavare i pennelli e non ne ho voglia, ma vabbè, me li devo lavare lo stesso perché sennò mi arrivano i furuncolacci sulla pelle. Io non ce li voglio, ovviamente. Poi, appena posso, nelle prossime settimane che verranno, chissà quando verranno, mi devo fare la ceretta al viso e anche al corpo, cosa non da poco. Perché sennò mi dà fastidio. E niente, questo era tutto. Ho finito. Ops, sto guardando una cosa, se riesco a pigliarla, se non, senza far cadere la telecamera. Ok, il cellulare. Ho finito, non una, ma ben due, ma ben tre campioncini di Roche-Posay. Sì, della Roche-Posay, e mi sono piaciuti tantissimo. Sono buoni, la pelle me la sento bella morbida, elastica e liscia. Che ho detto la stessa cosa, però ci siamo capiti. Questo è un campioncino della Roche-Posay, molto buono, sì, mi piace davvero da matti. Vedete, tutti e tre l'ho finiti. L'altra vasetta è naturalmente una vasetta, che, no, vasetta, un vasetto della crema che avevo dalla Vichy. Prima l'ho lavato quello della Vichy, dopo avermelo tutto finito per usarlo per la faccia, per il viso, sì. E poi ho quasi scontata, però così. E travasato questi tre campioncini dentro lì, dentro lì, come, vabbè, niente, dentro il vasetto dentro la cremina lì, il paint pot della Vichy. Comunque ci siamo capiti, nulla. Per non fare un video troppo lungo, io direi che adesso stoppo un attimo e torno subito. Nulla, non mi sono alzata neanche un secondo, pensavo dovevo alzarmi, ma non mi alzo perché tanto non credo che vi interessa quello che vi dovevo mostrare. E perciò niente. Quindi, ragazze mie, tutte bellezze mie, amiche mie. Allora, io adesso vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Comunque, non l'ho detto all'inizio, ma lo dico adesso. Mettete un bel like di supporto, un commentino e attivate la campanella se vi iscrivete. Se vi iscriverete, appunto. E nulla, appunto. Seguitemi su YouTube, Melania trattino basso 8. Sì, appunto, avete capito. Io come Instagram sono Melania, sono YouTuber Melania, ma il mio vero nome è Melania, ok? Niente. Ciao. Ah, perché non lo sapesse, io sono in Sardegna, sono sarda. Non lo sanno tutti quelli che si iscrivono al mio canale, però io sono sarda e sono di Palau, ok? Ciao. Chiudo qua. Eccomi ragazze, fa veramente troppo caldo ragazze per registrare, però ho voglia di registrare e registro. Quindi niente ragazze. Che dire? Sono qua sul mio bel letto, non faccio vedere oltre, però sono sul mio bel letto. Aspettate un attimo che mi rattrezzo. Ok.
Ok, vedete, ecco qua, questo è il mio vestito ed eccomi qui. Nulla ragazzi, era solo per dirvi che solo vedo un video tutto a pezzi, però farò tutto un video a pezzi perché così almeno riprenderò più giorni. Non so cosa tutto uscirà fuori, però vabbè, dettagli. E niente, ne ho appena fatto uno prima, ma non so se lo unisco a questo oppure cosa, non ne ho idea. Boh, vabbè. E nulla, quindi nel frattempo aspettate che vi metto il bastone di selfie se riesco a prenderlo. No, non riesce. Ah ok, sì, mi è riuscito. Aspettate un secondo che vi dicevo, c'è troppo caldo, però vabbè, niente, era solo perché volevo farvi tanti pezzi video vlog tutti assemblati, ma non so se ci posso riuscire, non ne ho idea. Già. E niente, quindi voi come state? Sperando che voi stiate bene, perché ve l'ho chiesto un sacco di volte e so che vi siete già scocciati, spero di no, però mi piace molto sapere se state bene o se state male. Adesso non me l'ho chiesto a nessuno, però mi preoccupo di come possiate stare voi. Nulla, tutto lì, già. Ditemi se vi piace questo vestito, cosa ne pensate di questo vestitino, ok? E niente, fa un caldo allucinante, fa troppo caldo ragazzi miei, fa veramente molto caldo, non so voi ma è molto caldo. Già. Aia, fa male qua, fa male, sarà per come mi sono mossa. Aia, no, non incominciamo con i lombi, sta assistendo adesso, aspettate un attimo, forse meglio di nuovo, sta peggiorando ma non ci posso fare niente. Dunque, vi piace a voi questa acqua di tisole d'oriente, acqua profumata? A me non tanto, però me la sto mettendo perché non la voglio sprecare, ovviamente. Vedete? Già, tè verbena. Tè verde e verbena. Dei tesori d'oriente. Cioè. E poi nulla, poco fa ve la faccio rivedere, se non che mi sono dimenticata. Mineral 89, eccolo qua, che l'ho visto recensire anche dal canale di Sara Cosmesi. Già. Eccolo qua. Ok, sì, dietro sto registrando un altro pezzo di video che ovviamente in collega a questo qua. E nulla, quindi ho portato un'altra borsa del mare, non so se mi potete vedere, eccola qua, la borsa del mare, che è molto bella, mi piace, è carinissima, con i manici che si possono portare o così, come potete vedere, o così, vedete, così. E nulla, si è tanto andato a perdersi. Oh la la la, lo metto qua, vedete, lo metto qua che è meglio. Ah, è il piede, che diavolo ha questo piede? Boh, questo piede di qua fa malissimo oggi, tutto a me succede. Boh, vabbè.
Ah, se mi starete chiedendo se sto utilizzando questo dopo sole qui che vi sto per mostrare, ancora no, l'ho usato una volta e basta, vediamo farlo riutilizzare e farvi sapere, perché ci metto un bel po', ma non è così perché non ci metto molto, io di solito a dire le cose. Vi dico già che mi è piaciuto e che vabbè, la bronzatura tanto un po' se ne va a quel paese, diciamo ce l'ha tutta, però quel po' di abbronzatura un po' da queste parti qua sulle spalle un po' mi è rimasta, tranne un po' di pelle tutta bruciaticcia, ma facciamo vedere che è meglio, perché questa volta quest'anno c'è molto più caldo e mi ci sto scottando anche parecchio, non so perché, nonostante metto la crema solare, vedete, c'è la pelle bella scottata, non so se si nota qualcosa, vedete qui, no, non si nota una cidercoli, però è così ragazze. Aspettate un secondino, allora vediamo, vedete di qui, sì, sono un po' ostinata, non si vede la mazza, però è così, sono un po' ostinata, e che ci volete fare così e niente. Oggi mio nonno mi ha pulito la camera dopo averla fatta in ordine e mi tocca spolverare, cosa che io non ne voglio a questo istante. E vabbè, ah, la marca del profumo che ho fatto io l'altro giorno era questa qui, Parma Eau Parfum Femme, vabbè, questa qua non so neanche che profumo sia, comunque vabbè, numero 19, spero che sia qua. Ha un sacco di imitazioni sto profumo, però non lo conosco tutto lì. Ebbene, ok, io ragazzi adesso vi saluto veramente, ci vediamo domani o dopodomani, non lo so, vediamo, dai, a dopo, anzi ne carico uno dopo l'altro e il make up non lo so quando li pubblico, perché sinceramente non ne ho la più pallida idea. Ciao.